Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Siamo oggi qui per parlare di UFL, ovvero il nuovo titolo calcistico, il nuovo simulatore calcistico che sta spopolando. È uscito da poco un teaser trailer con un misto di cinematiche e di gameplay, poco gameplay in realtà, però quel che basta per capire qualcosa in più. Allora, innanzitutto riguardo al trailer mostrato vorrei dire che la grafica mi sembra molto molto ben fatta, così come le animazioni, sia facciali che le animazioni del corpo e quindi dei movimenti. Devo dire che questo è l'aspetto che più mi ha sorpreso in positivo, ovvero le animazioni. Per quanto riguarda il gameplay invece in sé, per quel poco che si è visto, devo dire che mi è sembrato un po' troppo arcade, anche se in realtà dalle dichiarazioni dello studio di sviluppo l'obiettivo sarebbe proprio quello di unire il divertimento a una simulazione, quindi al realismo. In realtà ne ho visto veramente poco, il gameplay sembra molto simile a FIFA e quindi molto arcade e poco realistico, c'è poco da fare. E io preferisco solitamente i gameplay invece nei simulatori calcistici più simulativi, per l'appunto, un po' come è stato PES negli ultimi anni prima del disastroso eFootball 2022, che non so nemmeno se si può definire un gioco, visto che non è mai effettivamente uscito. Quindi questo per quanto riguarda ciò che ho visto nel trailer. Per quanto riguarda il valore produttivo, cosa possiamo dire? Allora, sicuramente io pensavo fosse un progetto a basso budget. In realtà, quando vedo come frontman del progetto, come sponsor Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Lukaku, Firmino, giocatori di altissimo livello che sicuramente non si fanno pagare poco per sponsorizzare un progetto, io comincio a capire che c'è un investimento dietro parecchio oneroso, parecchio serio, e questo non può che farmi piacere, perché se c'è dietro un investimento così serio, effettivamente il valore produttivo vuol dire che è abbastanza alto. Quindi questo è un aspetto positivo. Sarà così alto da ottenere anche tutte le licenze che servono per fare un simulatore calcistico? Questo non lo sappiamo. Ma la domanda è: le licenze sono fondamentali per un buon simulatore calcistico? Tanti utenti tengono tanto alla licenza ufficiale delle proprie squadre, delle maglie, dei giocatori. Ma in realtà mi ricordo dei bellissimi simulatori calcistici di tanti anni fa, che erano bellissimi pur avendo dei nomi totalmente inventati dei calciatori. Quindi se il compromesso è avere dei nomi finti per avere un ottimo prodotto divertente, per me è meglio così, ecco, rispetto agli ultimi prodotti e agli ultimi simulatori calcistici che sono usciti. L'ultimo aspetto che voglio approfondire è il piazzamento sul mercato di questo prodotto, perché in questo momento abbiamo a tutti gli effetti un monopolio, cioè con FIFA è l'unico simulatore calcistico reale effettivo sul mercato. eFootball quest'anno non si è presentato sul mercato, doveva uscire in forma gratuita prima e poi con una forma premium successivamente, ma questa forma premium non è mai arrivata. È una cosa che fatico anche a realizzare, effettivamente, il fatto che alla fine eFootball Konami si sia talmente vergognato del suo prodotto da non farlo più uscire a tutti gli effetti, ma magari lo approfondiremo in un altro momento. Quindi questo UFL come si colloca? Sicuramente può fare concorrenza a FIFA, chiaramente è un prodotto che uscirà gratis, questo va ricordato, e questo mi spaventa molto, perché quando eFootball è stato annunciato come titolo, come prodotto gratis, per me era tutto positivo, perché pensavo che comunque il valore produttivo sarebbe rimasto lo stesso. Abbiamo visto, ragazzi, che il valore produttivo era totalmente diverso, era minore, e questo non può che riflettere il fatto che il prodotto fosse stato pensato per essere distribuito gratuitamente. Quindi mi fa molta paura il fatto che anche UFL sia gratis. Staremo a vedere, magari uscirà una forma gratis e poi una forma premium. Io spero comunque che possa diventare un competitor e possa incentivare la concorrenza e il miglioramento tecnologico in tutto questo settore dei simulatori calcistici. Questo è quello che penso. Non ho grossissime aspettative, però curiosità tanta. Quindi vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale, mi raccomando, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!